Ora che abbiamo sconfitto un nuovo monarca, quale sarà la nostra prossima avventura? Non possiamo fare nient'altro per il momento, ci conviene aspettare il ritorno finché Zenkichi non si fa sentire. Ok, andiamo al ritrovo. Poco dopo Zenkichi è venuto al ritrovo, ovviamente. E questo è ciò che ha confessato Natsume in poche parole. Quindi non appena le persone diventano sue amiche tramite Emma si trasformano in suoi fan. Proprio come aveva detto Alice. Inoltre lo smartphone di Natsume funzionava come quello di Alice. Non c'era niente di strano nell'app di Emma né nel telefono. Quindi non abbiamo in mano niente ancora una volta. Non ho detto questo. Proprio come l'altra volta c'erano le tracce lasciate da qualcuno che ha voluto ficcare il naso. Ovviamente. Sul serio? Anche Natsume aveva uno stalker. No, direi piuttosto che tutto questo conferma che abbiamo a che fare con qualcuno più pericoloso di uno stalker. Il mio stalker intendeva proprio qualcuno di pericoloso, scusami. Dunque la stessa cosa si è verificata con il telefono di Natsume. Beh, idee su chi possa essere? Spiacente, non saprei. Ho trovato soltanto delle tracce. Quindi qualcuno spia Alice e Natsume. Spiava. E Zenkichi, la polizia lo sapeva. No, sappiamo di questo tizio solo perché Sakura ha passato al setaccio lo smartphone di Alice. Quindi a parte il fatto che entrambi usano Emma, questo osservatore misterioso è l'unico punto in comune fra Alice e Natsume. E se la polizia non sapeva niente, come ha fatto a presumere che i due casi fossero collegati? Beh, sono due casi molto particolari, ma in sostanza si riduce tutto alla natura di questi reati e alla loro tempistica. Le loro tempistiche? Tutti i casi di risveglio del cuore si sono verificati più o meno nello stesso periodo, cioè negli ultimi 3 mesi. Non ve l'avevano detto? La PEM è stata rilasciata proprio 3 mesi fa? Beh, ha senso. Emma è lo strumento grazie al quale vengono commessi questi crimini. È probabile che qualcuno ne stia approfittando. Può essere, ma mi pare piuttosto difficile che uno studio third party possa riuscirci. Io infatti non parlavo di loro, parlavo di qualcun altro. L'azienda che ha rilasciato quell'affare è loschissima. Com'è che si chiamava? Mandamess? Madis? Beh, almeno il Mad l'è azzeccato. Per quello che vale, sto indagando anche sul loro fronte. Però stiamo parlando di una grossa corporazione che agisce su larga scala. Non puoi semplicemente avvicinarli e fare domande senza un motivo. Non hai ancora trovato niente di sospetto? No, ancora no. O quantomeno, svolgendo ricerche sugli individui coinvolti, non è ancora saltato fuori niente. Ma se dovessimo scoprire che il nostro osservatore misterioso è collegato a Matisse, allora avremmo delle buone ragioni per aprire un'indagine, giustamente. Credete che ci sia qualcuno a tirare le fila in questo caso? Ancora non ne siamo certi. Gli incidenti sono simili tra loro, ma potrebbero anche non avere alcun collegamento. Suppongo che dovremmo stare a vedere se eventuali altri incidenti avranno punti in comune tra di loro. È una delle regole delle basi dell'investigazione, scoprire punti di contatto tra i vari casi e iniziare a restringere il cerchio. Per adesso, analizzare gli altri incidenti è la nostra opzione migliore. È vero, faremo ciò che possiamo per adesso. E studiando a dovere le altre prigioni e i loro monarchi, potremo scoprire qualcosa di nuovo. Bene, se qui abbiamo finito, io comincerò ad avviarmi verso Sapporo. Vado a vedere cosa riesco a scoprire sul nostro prossimo bersaglio. Ci vedremo l'8, vi contatterò il giorno stesso. Mancano 3 giorni. Sarà un viaggio semplice con il camper. Non c'è fretta, fino a quel giorno il bersaglio non si trova neanche in Giappone. Oh, giusto, non c'era un festival in programma da queste parti. Sendai è famosa per i suoi Tanabata. Ci sarebbero anche un sacco di squisitezze, almeno così mi dicono. Sì, ho visto qualcuno allestire le decorazioni. Comunque sia, ci vedremo tra 3 giorni, non dimenticatevene. Ciao Zenkichi. Miau. Probabilmente vuole che ci prendiamo un po' di riposo finché possiamo. Il nonnetto è davvero un tipo premuroso, eh? Beh, dato che siamo qui, perché non ci mettiamo lo yukata e andiamo al festival? Lo yukata, non posso fare a meno di pensare a quel disastroso festival dei fuochi d'artificio dell'anno scorso e a quel diluvio. È per questo che stavolta ce la faremo. E poi l'anno scorso non c'erano Futaba e Haru con noi. Haru in realtà c'era, ma l'abbiamo vista in lontananza. Io ci sono! Andare al festival indossando uno yukata sembra un'idea meravigliosa! Ne indosserò uno anch'io! Allora è deciso! Sofia, trova un negozio che vende yukata! Ho 4 risultati, permettetemi di guidarvi a destinazione!
Andiamo al festival con lo yukata. Secondo me alla fine non ce lo mettiamo. Secondo me alla fine non ce lo metteremo noi. E invece ce l'abbiamo. Ehi Coso, guarda quante bancarelle. Come è lecito aspettarsi dalla festival del Tanabata di Sendai, c'è un'atmosfera piuttosto vivace. A quanto pare la gente del posto lo chiama Tanabata-san. Si dice che anche la festa risalga ai tempi di Date Masamune. Ehi, è il tizio della statua, giusto? Non è un tizio, è il grande Date Masamune. È il drago con un occhio solo di Oshu. Accidenti, ma cos'è? Fai parte della sua servitù. Con tutte queste bancarelle non so neanche da dove cominciare. Phoenix, tu cosa proponi? Non abbiamo uno yukata per Morgana. Voglio vedere le maschere. Oh sì, sarà la nostra esperienza del metaverso, ma devo dire che riescono sempre a catturare la mia attenzione. Ah, non dirlo a me, io ne ho già comprate una, se mi ricorda quando ero piccolo, lo vedo. A proposito, ma quanto ci mettono le ragazze? Una donna ha bisogno di tempo per prepararsi, non sono mica degli scimmioni selvaggi come voi. A chi hai dato dello scimmione? Sei tu il selvaggio, palla di pelo. Beh, sappi che questa palla di pelo ha gli artigli, testa di rapa. Testa di cazzo. Scusate l'attesa. Oh, che carucce tutte e quattro. Oh, Lady Anne, sei uno splendore. Grazie Morgana. Scusate, ci è voluto del tempo per indossare i lobby. Valeva la pena aspettare. Grazie, detto da te ha un significato speciale. Oh, grazie. È straordinariamente suggestivo, ci avete portato una rinfrescante ventata di eleganza. Già, anche perché qui c'è chi pensa che siamo soltanto dei selvaggi. Wow Ryuji, stai veramente bene così, anche meglio con un'uniforme scolastica. Non c'è bisogno che cerchi di consolarmi. Comunque quella maschera è un'ottima scelta, il giallo è l'ideale per questa stagione. A me sembra arancione comunque. Io ho anche preso il palloncino d'acqua, è un must per i festival. Palloncino d'acqua? Ah, vuoi dire uno yo-yo? No, si chiama yo-yo d'acqua. Un momento, pensavo che si chiamasse palloncino yo-yo. No, è un palloncino d'acqua. Phoenix, tu come lo chiami? Palloncino d'acqua? È un palloncino pieno d'acqua. Sì, lo sapevo. Insomma, l'acqua all'interno non è molta, ma c'è. È bello vedere che si stanno divertendo tutti. Dovremmo farlo anche noi. Perché non diamo un'occhiata ai chioschi e non prendiamo qualcosa da mangiare? D'accordo, tutti questi profumi mi stanno stimolando l'appetito. Guardate, ci sono tutti i chiostri tipici del festival. Yakisoba, yakitori, la granita. Ci sono anche i famosi spiedini Konjac del Tohoku. Che stiamo aspettando? Carica! Andiamo a mangiare. Forza, andiamo anche noi, sto morendo di fame. Cavolo, sì, partiamo da lì e prendiamo tutto. Ho come l'impressione che lo spirito del Tanabata sia stato un po' dimenticato, ma non ho alcuna obiezione da fare. Anche io voglio scoprire di più sui festival. Phoenix, mostrami come prendete i pesciolini rossi. Va bene, proviamoci. È stato molto divertente andare al festival tutti assieme. Oh, e dai, non è aumentato di poco. Pensavo molto meno. Pam 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 pam. Ah, era troppo buono. Spiedini konjac, yakisoba, ishinomagi, il sidro zunda. Ci siamo praticamente mangiati tutto Sendai. Ed è stato fantastico, tutto merito del vecchio Masamune, quel tizio è proprio un figo. Devi chiamarlo il grande, dico bene Yusuke? Sono così prevedibile. Prendere i pesciolini rossi sembra difficile, c'è qualche segreto per riuscirci? Cerca di mantenere la calma e colpisci senza esitare, il trucco sta nel prevedere i loro movimenti. Wow, impressionante Mako-chan. Capisco, la prossima volta ce la faremo Phoenix. Va bene, ci riproveremo. Phoenix, hai una chiamata in arrivo da Zenkichi. Ehi, ragazzi, vi state divertendo? Sì, direi di sì. Ah, sì, mi fa piacere. Sentite, avrei un favore da chiedervi. Sto già indagando a Sapporo, ma prima che lasciate Sendai, vorrei chiedervi un favore di fare una tappa alla Toa University. Domani ci sarà una session al campo del Monte Aoba. Una session? Il CEO di Madis terrà una lezione. Oh,
Al momento sto ancora facendo delle ricerche su di loro, ma più informazioni abbiamo, meglio è. Vorrei che seguiste le lezioni al posto mio. D'accordo, lo faremo. Sono lieto che tu abbia capito. Ah, e tanto per chiarire, cercate di non attirare inutilmente l'attenzione. Vedete se il CEO dice qualcosa di strano. Hai un nome? Si chiama Akira Konoe. Devo ammetterlo, sembra un CEO davvero capace. A ogni modo, sappiate che conto su di voi. E ripeto, cercate di mantenere il controllo, ok? Certo, Zenkichi. Allora, chi voleva? Ho riferito a tutte le parole di Zenkichi. Fammi capire, questo tizio gestisce l'azienda che ha creato Emma. Potrebbe essere una buona occasione per scoprire qualcosa. Lo sapremo alla lezione di domani. Allora la pausa è finita, immagino. È ora di rimettersi al lavoro. E andiamo tutti a dormire nella tenda. Pam param taratatan tan tan. E poi domani dovremmo... Anzi, stasera dovremmo ripartire per Sapporo. Come ben sa... Sembra Gianna di Orion. Come ben sapete, la vita non è altro che una serie di decisioni quotidiane. Che c'è per colazione? Cosa mi metto oggi? Ogni singola giornata prende il via con questi piccoli insignificanti dilemmi. Poi però arriva il momento di decidere quali studi intraprendere, che lavoro fare, chi sposare. E sono queste le scelte che contano. Sì, le persone sono alla costante ricerca della scelta migliore o della risposta corretta. E l'obiettivo di Madis è di fornire a tutti questa risposta tramite il potere dell'intelligenza artificiale. Emma è un'IA che è all'avanguardia progettata per integrarsi perfettamente nella nostra vita quotidiana. Raccogliendo e analizzando una grande precisione una straordinaria quantità di dati, Emma può aiutare ognuno di voi a fare le scelte migliori. Un CEO davvero capace, mi sembra una descrizione accurata. Wow, che compostezza. La sua disinvoltura è qualcosa di disarmante. Sta illustrando i principi e la visione della sua azienda con grande chiarezza. Ha catturato l'attenzione di tutti. Hai ragione, però pare che non stia dicendo niente di particolarmente sospetto. Beh, grazie a Emma il valore azionario di Madis è schizzato alle stelle. Al momento sono una delle imprese più importanti di tutto il Giappone. Detto questo, l'impressione che c'è che un'azienda del genere non abbia molto da guadagnare nel risveglio dei cuori delle persone. Può darsi, ma questo non cambia il fatto che Emma sia ancora un fattore chiave per le prigioni. E grazie a Emma se la gente vi può accedere. Giusto, in un modo o nell'altro, direttamente o indirettamente, Madis è coinvolta. Ehi, Phoenix, credi che ci sia davvero un colpevole dietro a tutto questo? Una mente criminale che agisce nell'ombra? Sì, credo di sì. Lo credo anch'io. Pur sconfiggendo i monarchi, risvegliando i loro cuori e liberando i desideri delle persone, le prigioni non svaniscono. Deve esserci qualcosa che fa da tramite. Credi che sia questo vero colpevole a farlo? È di nuovo a che ci vedrai. Non lo so. Ma ricordate che persino i monarchi stessi non sapevano granché a proposito di Emma. È vero, Alice e Natsume hanno detto le stesse cose nelle loro deposizioni. Ma tra l'altro, noi stiamo parlando, ma il tizio là adesso si è zittito fermo così. Avete finito di parlare? No. E se le cose stanno così, allora i monarchi potrebbero non essere gli unici a manipolare Emma. Il che significa che potrebbero trattarsi di qualcuno che lavora per Madis. Oppure nel nostro osservatore misterioso. O del nostro capoccia laggiù. Magari è qualcun altro del tutto. Sì, beh, alla fine dobbiamo soltanto fare ciò che ci ha detto il nonnetto, giusto? Non possiamo fare altro che continuare a risolvere i casi e raccogliere maggiormente informazioni. Finché i ladri fantasma di cuori non andranno alla grande come sempre, non avremo nessun problema a sistemare questa situazione. Wow, Ryuji, un'osservazione acuta, sono sorpresa. Hai ragione, e in tal senso, assistendo a questa lezione, facciamo buon uso del nostro tempo. Cerchiamo di prestare attenzione fino alla fine. Ryuji che dice di fare attenzione alla lezione, incredibile. Io però, quanto ho dormito? Il tizio che ha detto? Mi fate un riassunto. Posso prenderti a schiaffi? Beh, non ha detto niente di particolarmente fuori dall'ordinario, ma d'altronde non mi aspetto scivoloni da uno come lui. Beh, comunque io sto morendo di fame. Che ne dite se torniamo indietro? Quel tipo ha parlato per un'eternità. Ehi ragazzi, quelle cose che avete detto prima, era tutto vero? Eh? Siete davvero il ladri fantasma di cuori? Tan tan tan! Cosa? Sei quella del ristorante. Oh, Ichinose-san, giusto?
Hai sentito tutto? Beh, un gatto che miagola attira sempre la mia attenzione. A dire il vero, ho trovato il tutto molto più interessante della lezione di Konoe. Mona! Che volete? Ha sentito parlare voi, non me! E adesso che facciamo? Facciamo finta di niente. Ehi, fermi, fermi, è tutto a posto. Questo posto sta per chiudere, andiamo fuori a parlare. Qualcuno ci ha sgamato comunque. Wow, che colpo di fortuna imbattermi nei celebri ladri fantasma. Mi sa che hai sentito male. Oh, andiamo, non cercate di nasconderlo. Quando avete citato Alice e Natsume, immagino che vi state riferendo ad Alice Iraghi e Ango Natsume, quelli che delle conferenze stampa o no? È ragionevole dedurre che sia stata tutta opera vostra? Oh, e cos'è questa storia di Emma che permette alla gente di accedere alle prigioni? Ha a che fare con i casi di risveglio del cuore? Ha sentito tutto. Possiamo chiederti perché ti trovi qui, Ichinose-san? Oh, ve l'ho già detto, in quel ristorante di lingua di bue, no? Sono una ricercatrice universitaria. Oh, giusto. Sono anche colei che ha progettato il codice di Emma. Il codice è opera tua? Non ve l'avevo detto, sono specializzata nella ricerca e sviluppo delle intelligenze artificiali. Oh, è la prima volta che lo sentiamo. Più o meno quando conclusi lo sviluppo di Emma, Madis si presentò alla mia porta con un'offerta d'acquisto. Diciamo che all'epoca non stavo vivendo un periodo economico felice, perciò accettai. Viva la povertà! Stai dicendo sul serio? Ah, a proposito, è questo il motivo della presenza di Madis alla lezione di oggi. Anzi, per essere più precisi, è stata l'università a chiedermi di contattarli, anche se non mi aspettavo di certo che si presentasse al CEO. Io sono stata invitata solo per via del mio piccolo legame con l'azienda, ecco perché ero presente e ho origliato le vostre conversazioni. Per cui tu sei la creatrice di Emma, mentre Madis si sta limitando a tenerla in funzione. Oh, beh, sono sicuramente coloro che la gestiscono, ma non posso assicurarvi che si stiano limitando a questo. Io ho solo progettato il codice. Chi può dire cosa ne abbiano fatto Madis dopo che gliel'ho venduto? Quindi si può dire che conosci ogni aspetto di Emma, giusto? Naturalmente, è come se fosse mia figlia, sapete? E a rischio di sembrarvi presuntuosa, è davvero una bambina fantastica. Ti prego, mostraci tutto. Beh, non mi sarei mai aspettato un colpo di scena del genere. Pensate che dica la verità sul fatto di aver progettato Emma? Io penso che sia incredibile che il CEO di Madis abbia tenuto una lezione di persona. E se è stata lei a renderlo possibile, significa che è una persona estremamente influente, no? È vero, e non dimentichiamoci che l'università le ha chiesto di presenziare la lezione. Cosa facciamo? Potrebbe svelarci molto sul conto di Emma. Senza contare che adesso sa chi siamo. Tu che ne pensi, Phoenix? Chiediamole di aiutarci. Immagino che ormai sia troppo tardi per nasconderglielo. Allora tanto vale andare all-in e scoprire tutto ciò che possiamo. Chi non rischia non rosica. Allora è deciso, le diremo tutto. Ecco tutto. Ah, è tutto vero? Già, lo sappiamo, è difficile digerire, eh? Ehi, che ne dite di mostrarglielo come abbiamo fatto con Zenkichi? Wow, esiste davvero! Voglio dire, come si potrebbe spiegare ogni cosa altrimenti? E così Emma funge da punto di accesso, eh? No, è considerato tutte le possibilità. E si è bevuta tutto? Oh, non avete idea di quanto sia affascinante, che sviluppo incredibile! Oh beh, almeno non dovremmo sbatterci troppo per cercare di convincerla. Ichinose-san, hai qualche idea sul perché Emma funga da punto d'accesso per le prigioni? Oh no, non saprei proprio dirvelo. Sono stupita quanto voi dall'esistenza di questo mondo. Mai avrei potuto ideare un modo per entrarci senza prima conoscerne l'esistenza. In effetti, però un momento, questo significa che la funzione è stata aggiunta in seguito? Un mondo in cui i desideri delle persone vengono rubati e i loro cuori risvegliati. Tanti, troppi quesiti. Oh, aspettate, forse dovrei essere più affranta in questo momento. La mia piccola viene sfruttata a scopi malvagi, dopo tutto. Aiutiamoci a vicenda, allora. Oh, l'idea mi stuzzica molto. È ladro fantasmagorica.
Sarei felice di aiutarvi come posso. Inoltre non posso negare di sentirmi un po' responsabile per la situazione. E poi morirei di curiosità se ne rimaresti fuori. Dunque, cosa vi serve? Basta che me lo diciate e me ne occuperò io. Parlaci di Madis. Già, se non sei stata tu allora è lecito pensare che Madis abbia in qualche modo manipolato Emma. Ogni indizio che potrai fornirci ci sarà di grande aiuto. Capisco, fondamentalmente volete conoscere il segreto dietro questa nuova versione di Emma. E se qualcuno è responsabile volete che sapere chi è. Oh, ehi, ci sarebbero anche quelle misteriose parti di ricambio che abbiamo trovate, ricordate? Se lei provasse a dare un'occhiata potremmo scoprire qualcosa di più su quel mondo. Oh, volete dirmi che mi fornirete un po' di robetta scottante da analizzare? Sì, è eccellente, semplicemente meraviglioso. Anzi, sarei persino disposto ad acquistarli come materiali di ricerca. Beh, affinché questo sia un accordo serio, anche noi dovremmo offrire qualcosa in cambio. Sciocchezze, va benissimo così. La mia ricercatrice interiore è già in brodo di giuggiole. Allora, che ne dite, siglare l'accordo? Contiamo su di te, allora. Ok, non vedo l'ora di iniziare. Che cosa abbiamo ottenuto? Le parti di ricambio vengono trovate più spesso. Ah, quindi le parti di ricambio che troviamo ogni tanto sconfiggendo i nemici non sono oggetti da vendere, sono roba che diamo a lei. Sono altri oggetti da vendita, insomma. Oh, ehi, visto che è specializzata nella IA, perché non le chiediamo di Sofia? Eh? Sofia? Ciao, io sono Sofia, l'amica dell'umanità. Piacere di conoscerti, Cinose. Questa è Sofia? Oh, il piacere è tutto mio. Qualcuno le ha attivato la modalità tristezza. Oh no, è che ho un sacco di pensieri in testa al momento. Suppongo che questa storia abbia frastornato persino me. Sofia è un'IA che abbiamo incontrato nel metaverso. Puoi dirci qualcosa su di lei? No, non posso davvero dire di conoscerla. Ma non è che potreste mandarmi il suo codice più tardi? Oh, certo, nessun problema. Ecco, ti lascio il mio contatto. Ok, lo copio. Bene, non vedo l'ora di scoprire come si evolverà la situazione. Ci si vede? Ciao, Echinose. Echinose o Echinose? Boh. No. Oh, vabbè, se n'è andata. Sarebbe stato epico se avesse saputo dirci qualcosa su Sofia. Va tutto bene finché non possa, finché possa esservi d'aiuto. Beh, direi che anche questa è fatta. Ah, già, me l'ero scordato completamente dopo tutto quello che è successo. Ma la nostra prossima tappa è Sapporo, dico bene? Sì, dovremmo muoversi. Genkichi ci sta aspettando all'Hokkaido. E vai, Hokkaido, arriviamo. Oh no, volevo ok. Prossima fermata, Hokkaido. È tempo di dire addio a Sendai. Hai qualcos'altro che vorresti cancellare dalla lista? O è l'ultima occasione? Bene, raggiungiamo il camper appena sei pronto. Viaggiare. Quando parti per la città successiva non potrai tornare in quella precedente. Assicurati di comprare gli oggetti limitati e di completare l'attività che puoi fare solo in quella città. A differenza delle città nel mondo reale, puoi ritornare quando vuoi nelle precedenti prigioni. Questo lo sapevamo già, grazie. Chi mi scrive? Ehi là, posso rubarti un secondo? C'è qualcosa che vorrei fare prima di andare. Ti aspetto all'ingresso del santuario nel parco del monte Aoba. Ok, allora andiamo un attimo prima a comprare i biscotti della fortuna. Proviamo, vediamo quanta fortuna ci esce. Sfortuna, beh, non ci pensare, Phoenix. Wow, grazie. Prima di andare da Futaba andiamo un attimo nella zona del mercato e compriamo tutto il comprabile. Guarda, Phoenix, è una decorazione per il Tanabata. Nonostante possano apparire come un tipico souvenir turistico, trovo che conservino ancora un certo fascino elegante. Pare che queste decorazioni festive non svolgano solo la funzione espositiva. Chiunque può scrivere i propri auspici e appenderli ai rami. Quelli più comuni includono la felicità e il successo della propria famiglia e dei cari. Capisco. Che ne dici di esporlo nel camp, Phoenix? Considerato come auspici e desideri siano tutt'uno, sarebbe un souvenir assolutamente perfetto per il nostro viaggio. Va bene, grazie Yusuke. Un ricordino, che bello. Ehi, Lavenza, fammi entrare un secondo. Possiamo fare questo di livello 35, questo di livello 27, questo di livello 26. Cosa sei? Debole al fuoco, debole allo psichico e debole al... troppe debolezze per usarti, non ci penso neanche. Ok, facciamo principati e 70. Facciamo Masokukaja e... non so se bufula o risucchio vitale. Facciamo risucchio vitale.
Non l'ho ancora provato, quindi non so quanto risucchi vitalmente. Ed ecco qua, principati. Sono principati. Ordine e disciplina vengono prima di tutto. Prendi la maschera e difenditi nel nostro onore. Lo farò. Poi facciamo anche 70. Questo fa un sacco di roba fisica, però è nucleare, ottimo. Allora, facciamo questo. Facciamo bufula, potenza congelamento e maracunda. Vediamo se riusciamo a congelare qualcuno nel caso. Sono 70. Soffocherò con piacere chiunque osi ostacolarti. Grazie, soffoca chi vuoi. Per adesso direi basta. Sì, torno indietro. Oh, finalmente, rieccoci qua, Futaba. Oh, eccoti qui, Phoenix. Voglio farmi una foto con questo cartonato prima di andare. Sarebbe uno spreco non immortalare così un bel momento. Mi sono portata avanti, ho chiamato anche Inari. Dai, unisciti a noi. Certo. Ehi, grazie, ok, è il momento di dare vita a ricordi indelebili. Ok. Ok, senza ulteriori indugi, ora di giocare a chi assomiglia di più a Date Masamune. Nell'angolo blu abbiamo Inari. Non ti seguo, ma farò del mio meglio. Che te ne pare? Wow, pazzesco, sembri davvero lui. Vai così, Yusuke. È come se indossassi un'armatura, interessante. Molto artistico. Dici? Da qui non si capisce. Manca ancora qualcosa. Oh, ci sono. Phoenix, partecipa anche tu. Cosa? Devo fare la signorina. Ecco la principessa, che carini. Phoenix, è una mia impressione o si sta prendendo gioco di noi? Fa tutto parte del viaggio. Beh, se lo dici tu. Eh sì, fantastico, ma forse puoi calarti un pochino più nella parte. Così? No, non ci siamo proprio. Ascolta, Inari, sei il grande Date Masamune. In quanto signore della regione di Tohoku, tutti ti rispettano da matti. Comportati di conseguenza. Capisco, allora forse così. Credi di poter guadagnare il rispetto del tuo popolo in quel modo? Allora che dici di questo? Oh, scusa, mi hai fatto davvero paura. Mi spaventi, Inari. Ci siamo divertiti un mondo a scattarci le foto. Oh, dai, mi manca poco. Beh, direi che ho comprato tutto il comprabile e che abbiamo fatto tutto il fattibile. Salutiamo il grande Masamune e torniamo indietro. Makoto, se vuoi, siamo pronti a partire. La prossima fermata è Hokkaido. Assicuratevi di aver visto tutto quello che volevate vedere e di aver completato tutti gli acquisti dell'ultimo minuto. Se ti va, potreste persino fare un po' di allenamento nella prigione. Un'ultima sgambata prima del lungo viaggio può fare di miracoli. No, non mi interessa, possiamo andare. Va bene, raduniamoci al ritrovo. Però, prima di partire, visto che è mezzogiorno, facciamo da mangiare. Visto che ce ne andiamo, perché non facciamo lo stufato di Gyotan? Vediamo come gli esce a noi. Devo cucinarlo? Ovviamente. Stufato di Gyotan. Un sapore squisito. Questo stufato non sfigurerebbe in nessun ristorante. Non mi sorprende che tu sia riuscito a ricrearlo alla perfezione. Sei il nostro leader, dopo tutto, Phoenix. Ha rubato quel sapore come solo un vero ladro fantasma sa fare. Ha rubato questo sapore come solo un ladro fantasma saprebbe fare. Dai, aggiungiamo anche altre ricette al nostro repertorio. Fa bene più alla nostra dieta che alla nostra reputazione, però. Cercherò di replicare il più possibile il sapore provato al ristorante. Magari più tardi mangerò quel che resta. E abbiamo ottenuto 8 punti, fantastico. Cucinare è fantastico. Usiamo questi 8 punti prima di partire, vediamo come. Ecco, vorrei sfruttare questi 8 punti per prendere questo. Schivare un attacco può generare un contrattacco. Non so come funzioni però. Ah, così. Se eviti un attacco con tempismo perfetto, potrai contrattaccare con quel nemico con un'abilità di affinità della tua persona attuale. Anche se è rischioso, otterrai un enorme vantaggio se riuscirai a colpire la debolezza nemica. Ok, sì, si può fare. Teniamoci quei 3 punti che magari li usiamo per di nuovo la schivata. Ed infine, si parte per una nuova avventura. Andiamo? Andiamo. Va bene, diamoci dentro. Sì, parte! Verso Sapporo! Anzi, verso Hokkaido. Papparapà! Allora, quanto manca per Sapporo?
Da qui, in normali condizioni di guida, ci vorranno all'incirca 12 ore, nonché un tratto di traghetto. Assurdo, pensavo fossi molto più vicini. Mi sa che ci toccherà fare un'altra sosta notturna prima di arrivare a destinazione. Anche dopo essere attraccati ad Hokkaido, ci attenderà un altro bel pezzo di strada. Pensi di farcela, Mako-chan? Non preoccupatevi, tirerò fino all'ultimo centimetro. Sei una furia, Makoto, mi piace quell'energia. E perché non facciamo provare a guidare Haru qualche ora dopo in un certo parcheggio? Ah, devo ammetterlo, sono alquanto esausta. Dovresti riposarti un po'. Ah, tutte queste ore al volante cominciano a farsi sentire. Non ho mai guidato così a lungo, perciò ogni istante di riposo è ben accetto. Buona idea, siamo stati in camper tutto il giorno. Ti dobbiamo assolutamente una pausa. Perdonaci per averti stressata tanto, Mako-chan. Vorrei poterti dare il cambio. Non preoccuparti per me. Guidare è una responsabilità di chi assume, che mi assumo volentieri. Inoltre, le vostre chiacchierate mi fanno compagnia. Mi tengono sveglia e motivata. Allora troveremo un modo per ripagare la tua devozione. Ryuji, massaggiale le spalle, forza! E procurare il migliore frappè disponibile sulla piazza. Ricevuto! Un momento, perché devo farlo io? Anch'io ti massaggerò prima di andare a letto. Conosco una tecnica che funziona a meraviglia sui muscoli indolezziti. È una chicca da modelle. Sarebbe grandioso, mi farebbe comodo un massaggio. Makoto, devo scusarmi. Eh? Perché mai? Perché non posso aiutarti, sebbene conosca l'efficienza della stimolazione fisica nel trattamento dell'affaticamento. Ma sono completamente digitale, pertanto è impossibilitata a praticare massaggi. Un'IA incapace di fornire assistenza non può considerarsi un'amica dell'umanità. Sono inutile come un bug. Sofia, ti è venuto uno sbalzo d'umore o cosa? Sei tutt'altro che inutile. Già, non devi essere così dura con te stessa. Sei stata di immenso aiuto finora. Ti dobbiamo molto, Sofia. Dici sul serio? Questo mi rende felice. E vorrei provare anch'io questo frappè di cui parlate. Il suo umore è tornato normale. Makoto, ti vedo esausta. Direi di fermarci non appena raggiungiamo l'Hokkaido. In tal caso dovremmo concederci qualche specialità locale per cena. Oh, ho sempre voluto provare la soda al wasabi. No, grazie. Perché no? Proviamola la soda al wasabi. Io ho provato le Pringles al wasabi e sono fantastiche. Sanno un po' di pastella. Resisti, Makoto, siamo a un tiro di schioppo da Sapporo. Ricevuto, certo che l'Hokkaido è enorme, eh? Abbastanza vasto da poterlo ribattezzare Shokkaido, stando ai miei calcoli. Dovrebbe fare più freschino da quelle parti, perciò si spera che le notti afose e insonni siano finite. L'hai detto, non c'è niente di più infernale del dormire in una tenda bollente sudaticcia piena zeppa di maschi. Letteralmente infernale, faceva così caldo che al mattino ci ritrovavamo mezzi nudi. Non dire queste cose, Yusuke. Tremendamente rinfrescante. Siete pregati di tenere le vostre nudità dentro la tenda, grazie. Sono sicuro che le mie nudità non ti sarebbero dispiaciute, Haru, se ci fossimo messi insieme. Eccoci qui, Sapporo. Eccoci arrivati. Oh, il parcheggio dei camper in mezzo al nulla. Good morning, Sapporo. E così questa è Sapporo Central, un vivace avamposto della civiltà immerso in una natura incontaminata. Ehi, pensate che ci sia ancora il Festival della Neve? Sei davvero così stupido? Beh, quel che è certo è che qui il clima è più fresco che a Tokyo. Dovrebbe rivelarsi un piacevole cambiamento. So che siamo appena arrivati, ma vorrei togliermi il pensiero e vedere se c'è una prigione nei paraggi, Sofia? Sento l'odore di una prigione, è molto pungente. Proprio come aveva detto il nonnetto. Il che significa che la persona a cui Zenki ci sta dando la caccia è il monarca di Sapporo. Allora suggerisco di setacciare l'aria in cerca di informazioni. Che dite? Oh, prima dovremmo farci un bel bagno. Sul serio, è da ieri che mi sento tutta sporca. Concordo. Sarebbe fantastico rinfrescarsi un pochino prima. Allora lasciate che vi aiuti. Ho già localizzato un bagno pubblico a 500 metri da qui. Wow, Sofia, sei proprio una scheggia. Suppongo che sia l'ora del bagnetto per tutti voi. Dunque, io nel frattempo andrò a caccia di informazioni.
Non preoccuparti, Mona-chan. Ti darò una sciacquata non appena avremo finito. Cosa? No, so pulirmi perfettamente da solo. I dati confermano, i gatti odiano bagnarsi. Non paragonarmi a quelle pallette di pelo. Esigo la completa riscrittura dei tuoi dati. Vorrei provare a farmi un bagno. Qualcuno potrebbe portarmi il telefono in vasca. L'acqua bollente non lo distruggerebbe. E te, non con lui. Sono certa che riusciremo a limare i dettagli. Ora, Sofia, potresti guidarci fin lì? 500 metri, quanto vuoi che sia, sarà là. Questo è il parco Odori. È famoso per la sua fontana e la torre televisiva. Il bagno pubblico si trova in un posto chiamato Suzunushi. Non dovrebbe volerci molto a piedi, perciò andiamo. Si trova... nella 500 metri, è di là. E abbiamo già 5 richieste, fantastico. Negozio di armi di Sofia. Saremo anche arrivati in una nuova città, ma siamo pronti. Mi piacerebbe offrirti altre armi, ma per farlo devo scambiare un po' di ali di fata. Potresti aiutarmi a sconfiggere 20 pixie superiori. Ok, si può fare. Vorrei offrirti nuove armature, ti servono pellicce di bestia. Sconfiggi 5 Otorus, va bene. Percepisco un desiderio a Shibuya, in un sotterraneo puzzolente, un posto con tante stanzette in fila. Ti viene in mente qualcosa? Forse possiamo riuscire a scavarlo. A Shibuya, abbiamo detto? Ok. Spazzino parte 1. Ehi là, come procede il viaggio? Spero non ti dispiace se ti contatto subito. Vorrei analizzare un po' di quelle spazzature che trovi di solito. Contattami quando ne avrai abbastanza. 98 su 15. Tieni. Passato doloroso. Sconfiggi Ango Nazume dell'incubo. Ah, questo è il ritorno alla sfida. Perfetto. Ok, questa l'abbiamo completata. Perfetto. E abbiamo ottenuto la Muramasa per Yusuke. Spazzino, ecco te, tenuta hacker MK2, fantastico. Quindi ora possiamo accettare anche queste. Ah, questa è quella ripetibile. Ok. Consegna, minchia, 19.000 yen. Tieni gli sti chip, va. Ecco qua, grazie. Alla faccia. È ricca la signora. Cosa? Che hai visto? Mamma, piaceranno a Kano-chan? Certo che con i nomi hanno fantasia in questi titoli, Kano-chan, Kana-chan. Sì, sono certa che dirà grazie per questi fiori così belli. Perché il paradiso è così lontano? Vorrei rivederla. È successo qualcosa? Stanno lasciando dei fiori. Forse è morto qualcuno. Ora che ci penso, ricordo di aver sentito di un incidente al notiziario. Parlarono di una statua di ghiaccio che crollò al parco Odori, credo. Pare abbia finito per uccidere una bambina. Forse è lì che è successo. Oh, che storia di merda. Poverina. Non riesco neanche a immaginare il dolore di quella povera famiglia. Già. Che succede? Non andiamo più al bagno pubblico? Come distruggere il momento, cazzo. Fammi vedere i fiori. Quella famiglia sembrava triste. Forse è successo qualcosa di brutto. Cerca su internet. La madonna. Che bellino che sei. Pa pa pan. Che bel posto. Ci potrò entrare lì? Secondo me no. Eccoci a Suzunushi, che in teoria a quest'ora dovrebbe essere un paradiso per i pedoni. Mi chiedo invece perché ci sia così tanta gente, stanno parlando tutti delle lezioni. Beh, come non detto, per quanto riguarda il bagno pubblico, proseguite dritti per un po', poi girate a destra e sarete a destinazione. Ma io voglio vedere se posso entrare qui. No, non posso, che triste. Oh, ho trovato un altro ristorante. Il Kaizendon. Va bene. Questo Kaizendon sembra delizioso. Magari mi fermo qui e ordino qualcosa. Oh, anche tu vuoi mettere qualcosa sotto i denti, Phoenix? Non trovi che il Kaizendon che preparano qui sia fantastico? Direi che è il caso di assaggiarlo. Guarda quanto pesce crudo usano per prepararlo. E non temere, Morgana, ne prenderò uno anche per te. Ah, oh, che pensiero gentile, Makoto. Non so come ringraziarti. Io sto ancora aspettando il tonno grasso dell'altra volta. Mi sono goduto il Kaizendon insieme a Makoto. Mi sento ispirato.
quasi quasi lo ripropongo. Mi piace questo tocco un po' alla Final Fantasy 15, dove devi apprendere la roba e poi riproporla. Questo è un altro ristorante, il vicolo del ramen. Guarda quanti ristoranti, sono stupendi e che profumo. Benvenuto. Eccolo qua, il ramen di miso. Perfetto, qua ci viene Ryuji, sicuro. Profumino invitante, magari mi fermo qui e ordino qualcosa. Ehi, anche tu fermi qui per mangiare. Allora sediamoci insieme, dai. Oh, questa sì che è roba buona. Quando si passa da Sapporo, il ramen di miso è un must. Mi scusi, posso avere un'altra fettina di chashu? Anzi, me ne porti due porzioni, una per me e una per lui. Mi sono goduto il ramen insieme a Ryuji, mi sento ispirato. E allora compriamo anche questo. Oh, mi piacciono questi dettagli dove devi girare per apprendere la roba da cucinare. Un altro ristorante, questa volta curry. Porca troia, arriviamo lì al bagno con una panza tanta. Ah, questo non te lo fa apprendere, sono triste ora. Sono molto triste, avrei voluto fare del curry. Oh, benvenuto, ci sono dei posti in fondo. Oh, lo porti via? Il Jingisukan casalingo. Ok. Il Jingisu Caramel. Sì, te lo su camella mia. Oh, nel supermercato hanno un bel po' di roba, fantastico. E finalmente eccoci al bagno pubblico. Ok, eccoci qui. Ah, oh, che posticino elegante. Forza, diamoci una bella ripulita. Io intanto mi lecco tutto. Perché sono gatto. No, non lo sono un gatto io. Ah, bello stare qui. Ah, questo sì che è un paradiso. Concordo, il calore si è insinuato nelle mie ossa. Ah, la temperatura è perfetta. Ho imparato una preziosa lezione durante questo viaggio. Talvolta giunge il momento di mettersi a nudo. Perché Yusuke parla sempre di nudo? Questo cosa vorrebbe dire esattamente? In ogni caso è fantastico potersi fare un bagno soli soletti. A casa è impossibile. Inoltre siamo nel bel mezzo di un viaggio spossante. Dobbiamo adottare misure adeguate per recuperare la forza e resistenza. Oh, Ann, sono in CGI quelle? Tan tan tan. Sento delle voci che provengono dall'area delle ragazze. Che trucchi hai utilizzato per ottenerle? Qualcosa di dietetico? Sei magrissima, eppure. La smetti di attirare l'attenzione su di me. Vai a importunare Haru piuttosto. Non è che le sue siano tanto da meno. Smettila. Haru, niente male. Con questi potresti mettere KO qualcuno. Ti dispiacerebbe abbassare la voce? Non ci siamo solo noi. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Le terme spaccano. Ah, sì, puoi dirlo forte. E di certo non ha nulla a che fare con quello che abbiamo appena sentito. Cacchio, quest'acqua è favolosa. Morgana non sa cosa si è perso. Anche Sofia piacerebbe molto. Tuttavia l'incorporietà potrebbe rappresentare un ostacolo. Certo che è davvero un mistero lei, eh. Che ne pensate? È l'amica dell'umanità. Questo è certo, ma non ha detto qualcosa sul fatto di voler comprendere il cuore delle persone. Ah, il cuore dell'umanità. Per quanto mi sforzi, devo ancora riuscire a rappresentare appieno l'essenza nei miei dipinti. Non è vero, perché se completiamo il tuo confidant, alla fine, vero, non ci arrivi al 100%, ma hai una visione molto più ampia dell'insieme. Silenzio e luce e oscurità, una mescolanza di bellezza e atrocità nel suo profondo. Penetrarlo è un mistero che si infittisce a ogni tentativo. E come ho detto, il tuo quadro aggiunge quel tocco di più. Non credo di poter commentare su questo, ma so che Sofia va d'accordo con tutti noi, quindi penso che non abbia bisogno di preoccuparsi troppo di tutta questa faccenda del cuore. Lo fa per migliorarsi. È la conclusione più logica, specialmente per un programma senziente. Comprendere i meccanismi del cuore può di certo rivelarsi utile. Oh, sì, proprio così. Sembra piuttosto determinata, tra l'altro. Se questa è la decisione che ha preso Sofia, dovremmo darle il nostro pieno supporto. È un'alleata preziosissima per noi, dopo tutto. È vero, potrebbe aver bisogno di tutto l'aiuto possibile. Cacchio, il calore inizia a darmi la testa. Molliamo il bagno e prendiamo un caffè latte. Meglio del latte a tutti i frutti. Oh, quello sembra una bomba. Adesso sono super indeciso.
Mi oppongo, siamo nell'Hokkaido, nel caso ve lo foste dimenticati. Sarebbe un peccato rinunciare ai prodotti della terra per surrogati artificiali. Per apprezzarlo adeguatamente dobbiamo berlo appena strizzato dalle mammelle, come fanno i contadini da millenni. Oh, certo, fa pure coso. Voglio trovare una mucca. Buono sto latte. Mi aspettavo una scena alla solita cartone giapponese dove Ryuji o qualcuno volontariamente o involontariamente cercava di spiare. Ah, che goduria! Mente e corpo rigenerati. Quel bagno ci serviva proprio. Grazie per averci consigliato il posto, Sofia. Di nulla. Nessun problema, lieta di esservi d'aiuto. Ho notato che voi ragazzi siete stati piuttosto silenziosi. Ah, beh, è che... Bibi. Phoenix, hai una chiamata dell'arrivo da Zenkichi. Ehi, salve, avete il piacere di parlare con il lungo braccio della legge. Allora ragazzi, siete già a Sapporo? Chi parla? Zenkichi Hasegawa, avanti, lo sai chi sono. A ogni modo, vorrei organizzare un incontro. Che ne dite se vi vengo a trovare al camper verso sera? Le grandi chiamate del nostro amico Zenkichi. Zenkichi vuole incontrarci, allora ci facciamoci trovare al pronti. Ok, tanto abbiamo già comprato quello che dovevo. Sono a posto. E la notte rimbalza sul mezzogiorno. Pam pam pam. Beh, non è proprio sera, non è neanche notte. Ora che ci siamo tutti, è il momento di parlare del monarca di Sapporo. Il nome del nostro sospettato è Mariko Yodo. Oh, e tenetevi forte, è il sindaco di Sapporo. L'obiettivo è un sindaco? Pazzesco, praticamente stiamo parlando della persona più influente di Sapporo. Come può un individuo del genere essere un monarca? Beh, Shido non era tanto diverso, stavo pensando la stessa cosa. Anche questo è vero, si è già verificata una situazione simile. Tra l'altro, il portafortuna che ha comprato Yusuke è lì vicino a lui. Come avete scoperto che è lei? Perché di punto bianco hanno iniziato tutti ad andare pazzi per lei. Al momento l'indice di gradimento del sindaco Yodo si attesta all'88%. È salito di 50 punti solo negli ultimi due mesi. Hai detto di 50? Per cui è diventata assurdamente popolare così dal nulla. Altro che assurdo, è senza precedenti. E non ho finito. Il mese scorso tre dei consiglieri comunali che si opponevano al suo disegno di legge hanno confessato di essere corrotti, dimettendosi. Tutti i consiglieri di opposizione rimasti sono improvvisamente diventati i suoi più fermati sostenitori. Senza contare che le elezioni si avvicinano, è tutto troppo conveniente. Gira la voce che Yodo voglia estendere la sua influenza politica a livello nazionale. L'azienda sta indagando, ma ahimè, non abbiamo ancora uno straccio di pista. Quindi, che ne pensate di tutto questo? Stanno risvegliando i cuori, sicuramente. Bingo, ed è qui che entrate in gioco voi. È sospetto, lo ammetto. Ma ci servirebbe una parola chiave per confermare o meno se è un monarca. Quella non sarà un problema. Ha già citato Emma innumerevoli volte nei suoi discorsi, il che significa che ci sono ottime probabilità che annunci pubblicamente la sua parola chiave. Insomma, sta insinuando che scopriremo la sua parola chiave presenziando il suo discorso. Molto probabilmente sì. E si dà il caso che Yodo terrà un discorso a Suzurushi il 10, fra due giorni. Considerato che siamo vicinissimi alle elezioni, potrebbe attirare una folla di migliaia di persone. È assurdo. Se sta davvero risvegliando il cuore delle persone, allora forse non c'è così tanto da stupirsi. Qualcosa non va, Haru? Fermi. Già che è partita Haru con una solo di vuol dire che stavolta simpatizza lei per l'obiettivo. L'altra volta Han, l'altra volta Yusuke e ora tocca ad Haru. No, è che, ecco, è difficile da spiegare. Mariko, Yodo, mi sembra un nome familiare in un certo senso. Mi sa che è mia zia. Beh, è il sindaco della città, magari hai sentito il suo nome in TV. È possibile. Scusatemi, fate finta che non abbia detto nulla. Qualunque cosa vogliate fare, non tentate di contattarla direttamente. Lo dico per tenervi al sicuro. Sarebbe un'autentica seccatura se scoprisse che le stiamo alle costole. Vi consiglio di godervi il tempo libero fino al giorno del discorso.
Phoenix, dovremmo raccontargli cosa è successo con Ichigo-san. È diventato un elemento importante della nostra indagine. Diciamoglielo. D'accordo. Voi due volete per caso dirmi qualcosa? Ecco tutto. Avete stretto un accordo con l'inventrice di Emma. Aspetta un attimo. Kuon Ichinose, avete detto. Dove ho già sentito quello? Dove l'ho già sentita nominare? Ma certo, era nel mio rapporto. Ichinose è colei che ha scritto il codice sorgente di Emma. Stavi indagando su di lei? Stavo indagando su Madisi, in realtà. Non passò molto tempo prima che il suo nome spuntasse fuori. La famosa inventrice che vendette Emma Madis. Ditemi, come avete fatto a diventare intimi con una persona del genere? Beh, suppongo che sia semplicemente capitato. La cosa che conta è che la sua familiarità con Emma. Se qualcuno ne abusa, lei potrebbe aiutarci a scoprire il colpevole e il suo movente. Solo Ichinose conosce Emma nei minimi dettagli, indipendentemente dalla sua versione. Ha senso, il rapporto non la dipinge come un individuo pericoloso. E per quanto sembri in effetti una fonte preziosa di informazioni, vorrei davvero che foste più cauti riguardo a questa operazione. Sto condividendo con voi un mucchio di informazioni riservate, e per cui fareste meglio evitare di causare problemi alle mie spalle. Ricevuto, seguiremo il tuo consiglio. Bene, e comunque non dovrei essere io il vostro punto di riferimento qui? Vedervi andare a destra e manca e raccattare confidenti mi fa sentire vecchio e solo. Stai cercando di guadagnarti la nostra fiducia o lo dici solo per essere al centro dell'attenzione? Mi dispiace dirtelo, nonnetto, ma stiamo facendo schifo perché il tuo aiuto non è sto granché. Ma che non è colpa mia se non sono un esperto in tutto questo delirio cognitivo. E poi volete piantarla con questo nonnetto? Sono figo tanto quanto ognuno di voi marmocchi. Dite qualcosa almeno. Gran bel paio di occhiali. Non mi serve la tua compassione. Sei stato tu a tirare fuori la questione. Lascia perdere. Il punto è che il 10 c'è un comizio a cui conto che voi partecipiate. Oh, si è offeso. Vorrei che ci fosse qualcosa da poter fare fino ad allora. Non amo le attese. Che altro possiamo fare se non prepararci e farci trovare il meglio nella forma? E come ha detto Zenkichi, godiamoci il tempo libero e sfruttiamo al massimo il nostro viaggio. Ehi, visto che siamo nell'Hokkaido, dovremmo rimpinzarci di pesce. Ho sentito che anche la zuppa di curry dell'Hokkaido è imperdibile. Io vorrei visitare il vecchio ufficio governativo. Diciamo che... dicono che abbia un giardino mozzafiato. D'accordo, traccerò un percorso che ci permette di visitare ognuna delle destinazioni. Grazie, Sofia. Domani sarai tu a farci strada. Brava Sofia che ci fa strada. Beh, l'importante è che vada tutto in automatico a questo punto.